un saluto a tutti sono Dani. oggi abbiamo un video che si tratta dei connettori dock di iphone 8 fake versus originale questo è un iPhone 8 ok con il suo connettore dock originale e questo è un connettore originale che lo trovate spesso su eBay su aliexpress dei connettori di scarsa qualità fatti male eh, funzionano però con questo tipo di connettori funziona forse per un breve periodo il telefono dopo possono succedere altre cose vediamo sotto microscopio di che cosa si tratta per prima cosa vediamo il connettore doc che si trova su ebay o delle altre parti non solo su ebay quindi bisogna fare attenzione andiamo sotto microscopio per vedere di che cosa si tratta come si vede questo è nuovo alla pellicola sopra e per prima cosa diamo un sguardo a questo connettore come vedete da questa parte questa è la parte che si collega con la scheda madre ok come vediamo abbiamo il pin numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il pin nove, numero 9 e numero 10 sono uniti fra di loro vedete che sono saldati insieme ok da questa parte questo è il punto di saldatura che unisce questi due pin del connettore quindi non va bene eh, andiamo a vedere su Zillion di che cosa si tratta, quindi come si vede da questa parte perché <coughs> come si collega il connettore doca abbiamo i p numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Numero 9 abbiamo linea bus Reference Già i tecnici sanno di che cosa si tratta: si tratta dell'ICE Audio. Giriamo la scheda dall'altra parte. Come vedete, quel, quei due pin. Uno di quei due pin fa riferimento all'ICE Audio. Ok, quindi hanno bypassato l'ICE Audio con Baseband. GPO connector, questo qua deve essere collegato a questi due condensatori e a questo fusibile, ok. Che al suo si collega da questa parte? No, vediamo da questa parte. Un attimo, che lo devo girare. Allora, l'altro pin è collegato con questo componente, ok, che è un componente della rete. Quindi questo qua ok questo componente è collegato tramite questa fl e con questo pin che sono collegati fra di loro non è questo e questo ok quindi i caudio e l'altro uh, pin tramite questa fl si collega a questo componente con componente la rete comunque sulla linea di, di cellulare ok? Sul, sulla rete cellulare quindi loro hanno pensato di bypassare questi due pin e quindi hanno fatto questa cosa come ho detto prima funziona però non funziona per un breve periodo anche può portare anche danni alla scheda quindi andiamo a vedere anche da questa parte ok come si vede da questa parte vedete quanti componenti mancano? Mancanti, mancanti, qua sono due condensatori, qua niente. Tutti i componenti mancano, qua è una resistenza. Ok. <coughs> da questa parte mancano tutti i componenti, non ci sono proprio. Ok, quindi non si fa così. Loro pensano che non, sono, non servono a niente, però Apple, anche, anche Apple, se poteva risparmiare, se poteva risparmiare. però visto che sui connettori originali di mm -hmm. Apple troviamo tutti quei componenti, non si può risparmiare. Ok, quindi da questa parte, anche sul connettore ODOC originale, non ci sono componenti, e neanche da questa parte, ok, però da questa parte ci sono tutti. Da questa parte ci sono tutti adesso passiamo al connettore originale come vedete da questa parte non abbiamo il pin numero 9 e numero 10 non sono uniti fra di loro ok quindi solo su quel connettore cinese su questo qua non c'è nessuna ponte nessun ponte ok quindi questo sarebbe normale e adesso andiamo a guardare sul connettore dove, come vedete da questa parte c'è una resina qua sono tutti i componenti ok si vede questo blu si vedono i condensatori da questa parte devono essere da questa parte come vedete sono tutti i, tutti i componenti sull'altro connettore non c'erano ok su quel connettore che si trova che una copia ok però non è una copia fedele da questa parte non si trovano come avevo detto e da questa parte non ci sono ok perché neanche sull'originale da questa parte non ci sono componenti però da questa parte e da questa parte ci sono ok quindi queste sono le differenze fra un connettore originale è un connettore che funziona anche questo però con, con quei due pin uniti fra di loro eh, io ho fatto i test funziona sul telefono non posso dire di no eh, ho staccato su un altro con un altro connettore doc ho tolto quel coso di, di Quel ponte che c'era fra i due con il, fra i due pin non funzionava ok quindi funziona solo con quel ponte ok se togli quel ponte su questo acquistato su internet non funzionerà più ok quindi se trovate con connet connettori così è meglio avvisare il venditore perché si trovano anche email, o si trovano anche dei connettori doc che hanno una qualità migliore rispetto a questo, mettono tutti i componenti sopra, è chiaro che i cinesi, che solo i cinesi producono anche adesso nel mondo, quindi è chiaro che i cinesi vogliono risparmiare perché quella fabbrica deve fare milioni di connettori DOC, quindi loro vogliono risparmiare e trovano le scorciatoie che non vanno bene per l'utente finale, ok? Quindi non vanno bene. Uh, per questo è tutto, grazie di essere stati con me, ci sentiamo alla prossima.